Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Dal testo La Madonna negli scritti di Maria Valtorta, siamo nella sezione ancora dedicata al voto di verginità di Maria, riprendiamo la lettura dall'ultima volta che ci siamo aggiornati su questo, su queste frequenze. Un'eco chiarissima del voto di verginità emesso da Maria fin dall'alba della vita la troviamo nel racconto dell'Annunciazione. All'annuncio di un figlio eccezionale fattole dall'angelo, Maria gli chiede trepidante: come può avvenire questo se io non conosco uomo? Forse che il Signore non accoglie l'offerta della sua serva e non mi vuole vergine per amore di lui? Ma l'angelo la rassicura e le spiega che si tratta di una maternità virginale. Qui c'è una nota che è bene leggerlo. Lo stesso Loisy, che è un esegeta razionalista, non ha esitato a scrivere: l'asserzione di Maria "non conosco uomo" è talmente assoluta che il sentimento comune degli esegeti cattolici, i quali vi vedono l'intenzione di serbare in perpetuo la verginità, non può essere qualificato come arbitrarietà. Né si pensi o si dica che per la Vergine un tale voto di verginità fu senza sacrificio affatto. Ella sacrificò a Dio la gioia e l'onore di essere madre. Se voi pensate, poi, così diceva la Vergine stessa alla nostra veggente, in quale onore era tenuta la donna madre presso gli israeliti, ancora più potete pensare quale sacrificio avevo compiuto consacrandomi a questa privazione, cioè votandomi alla verginità. Rinunciando con il voto di verginità ad essere madre di un uomo, Maria Santissima si disponeva a diventare verginalmente madre di Dio. Fin dai suoi primissimi anni, Maria Santissima ebbe somma cura di conservare il suo cuore illibato solo per Dio. Graziosissimo l'episodio avvenuto a Nazareth prima che la Vergine avesse 3 anni. È il secondo anno della vita pubblica di Gesù. Il Maestro Divino si trova nel Getsemani insieme agli Apostoli e Matteo, apostolo ed evangelista, gli chiede: parlaci ancora di tua madre, è così luminosa la sua infanzia, ci fa l'anima vergine per riflesso, ed io, povero peccatore, ne ho tanto bisogno. Che vi devo dire, risponde Gesù, sono tanti episodi, uno più dolce dell'altro. Lei te li ha narrati? Qualcuno, ma molti di più Giuseppe, come il più bel racconto a me fanciullo, e anche Alfeo di Sara, che essendo di pochi anni più vecchio di mia madre, le fu amico nei brevi anni che lei fu a Nazareth. Oh, racconta, prega Giovanni. Sono tutti in cerchio, seduti all'ombra degli ulivi. Vi dirò, risponde Gesù, la lezione di castità che diede mia madre pochi giorni avanti l'entrata nel Tempio, al suo piccolo amico e a molti altri. Si era sposata quel giorno una fanciulla di Nazareth, parente di Sara, e anche Gioacchino e Anna erano stati invitati alle nozze. Con essi la piccola Maria, che con altri bambini aveva l'incarico di gettare petali sfogliati sul cammino della sposa. Dicono che era bellissima da piccina e tutti se la contendevano dopo la festosa entrata della sposa. Era molto difficile vedere Maria perché ella viveva molto in casa
amando una grotticella che lei chiama tuttora dei suoi sponsali, più di ogni luogo. Quando perciò era vista bionda, rosea e gentile, era accasciata dalle carezze. La chiamavano il fiore di Nazareth, oppure la perla di Galilea, o anche la pace di Dio, al ricordo di un arcobaleno enorme venuto improvviso al suo primo vagito. Era ed è infatti questo, tutto questo e più ancora. È il fiore del cielo e del creato, è la perla del paradiso, è la pace di Dio. Sì, la pace. Io sono il pacifico perché sono figlio del Padre e figlio di Maria. La pace infinita, il Padre, e la pace soave, la Madre. Quel giorno tutti la volevano baciare e prendere in grembo, e lei, schiva di baci e contatti, disse con una gravità gentile: «Ve ne prego, non mi sgualcite». Tutti credettero che parlasse della sua veste di lino, oppure della ghirlandetta di fiorellini azzurri di cui Anna l'aveva incoronata per trattenere a posto i riccioli lievi, e le assicurarono che non le avrebbero sgualcita né la veste né la ghirlanda. Ma lei, sicura, piccola donna di 3 anni, fra un cerchio di adulti, disse seria: «Non penso a ciò che si ripara. Parlo dell'anima mia. È di Dio e non vuole essere toccata che da Dio». Le obiettarono: «Ma noi baciamo te, non la tua anima». Ed essa: «Il mio corpo è tempio dell'anima e vi è sacerdote lo spirito. Il popolo non è ammesso nel recinto sacerdotale. Ve ne prego, non entrate nel recinto di Dio». Alfeo, attenzione che Alfeo è il fratello di San Giuseppe, il futuro cognato di Maria, che aveva allora oltre 8 anni e che l'amava molto, fu colpita da questa risposta. E il giorno dopo, trovandola presso la sua grotticella, intenta a cogliere fiori, le chiese: «Maria, quando sarai donna, mi vorresti per sposo?» Ancora in lui durava l'effervescenza della festa nuziale a cui aveva assistito. Ed ella: «Io ti amo molto, ma non ti vedo come uomo. Ti dico un segreto. Io vedo solo l'anima dei viventi. Quella la amo molto con tutto il cuore, ma non vedo altro che Dio come vero vivente a cui potrò dare tutta me stessa». Vero vivente. «Ma sai che parola profonda!» esclama Bartolomeo. E Gesù umilmente e con un sorriso: ella era la madre della sapienza. Era, ma non aveva 3 anni. Era. Io vivevo già in lei, essendo Dio in lei dal suo concepimento, nella sua unità e trinità perfettissima. Anche qui c'è una nota, stavolta una nota di Maria Valtorta sul dattiloscritto, che dice così: «Maria, santuario perpetuo e purissimo, dove il Dio uno e trino fece perpetua dimora, non fu mai separata dalla sapienza. Il Verbo di Dio fu sempre in lei, vera arca portatrice della parola eterna, e nessuna creatura la conobbe come ella la conobbe, questa parola che è sapienza divina, che avrebbe preso carne in lei e che ancora e sempre sarebbe stata in lei». Ecco, ci fermiamo ovviamente un attimo, riprendiamo alcuni passaggi e ci meditiamo un po' sopra, perché anche qui sono tante
lezioni che la Madonna e Gesù che li racconta ci hanno donato. Allora, numero uno, qui c'è una bellissima esegesi del Vangelo dell'Annunciazione. Finalmente nella nuova traduzione della Conferenza Episcopale questo è uno dei passaggi restituiti alla corretta traduzione. Purtroppo altri, non voglio fare il polemico, non sono all'altezza, ma almeno questo sì, perché chi ricorderà la vecchia traduzione del racconto dell'Annunciazione, chi conosce bene il Vangelo, chi ha sempre frequentato, la traduzione italiana della risposta di Maria all'angelo in un tempo era: come è possibile, non conosco uomo, che è una traduzione pessima, d'accordo, e del tutto non neanche minimamente rispondente al testo originale, perché sembra simile a quella data da Zaccaria all'Arcangelo Gabriele, quindi sembra quasi che la Madonna stia dubitando, cioè, com'è possibile? Noi diciamo com'è possibile quando esprimiamo, diciamo, com'è possibile una cosa del genere, quindi quando esprimiamo un dubbio dinanzi a qualche cosa che appunto ci sembra non realizzabile. Ma in greco è pos estai tuto, cioè come può non solo avvenire questo, come può essere questo se io non conosco uomo? Come sarà questo letteralmente? Se io non conosco uomo, in greco c'è proprio epei, cioè dal momento che non conosco uomo, cioè poiché io non conosco uomo, e come notano gli esegeti questa affermazione è assoluta, io non solo che non lo conosco, ma non ho nessuna intenzione di conoscerlo. Che facciamo? Forse il Signore Dio, lo spiega lei stesso qui, no? Non accetta più, non accoglie più l'offerta della sua serva e non mi vuole più vergine per amore di lui? Quindi cioè, vorrei un attimo focalizzare su un aspetto che magari non ci facciamo sempre caso, no? Cioè, l'annuncio che l'angelo le stava dando era una cosa grossa, ma la prima preoccupazione di Maria era non tanto di avere un grandissimo dono, quindi di avere, quindi di diventare madre di Dio, ma di conservare la verginità. Quindi questo che aveva così tanto a cuore lei, come poi emerge chiaramente da quello che abbiamo letto anche dopo, no? La verginità proprio intesa come il desiderio di essere tutta e sola di Dio. Qui c'è proprio l'eco di, ricordiamo i memorabili e sempre da rileggere scritti di San Luigi Maria Grignon da Monforto, no? Dice: lei non ebbe altra preoccupazione non solo che di essere di Dio solo, ma di essere conosciuta da Dio solo. I particolari che poi Gesù fornisce, no? Era raro vederla, stava sempre ritirata e se ne andava presso la grotta dei suoi sponsali. Ella non voleva essere proprio conosciuta se non da Dio solo. Allora, questo ci insegna una cosa di un'importanza fondamentale: le anime devote alla Madonna, questa cosa non possono non cominciare almeno a un certo punto, prima a riscoprirla e poi a vivere. Cioè, noi dinanzi a chi viviamo? Essere conosciuti da Dio solo vuol dire che tutto quello che la Madonna faceva, i suoi pensieri, i suoi desideri, i suoi affetti, le sue opere, erano compiute davanti a Dio solo e fatte solo per Lui. Guardate che per noi è molto difficile fare sempre solo questo. Noi abbiamo sempre dentro il nostro cuore una più o meno, neanche troppo segreta, a volte traspare, insomma, vedendo l'agire delle persone. Non si può giudicare, però, stando all'oggettività di ciò che si vede, si capisce quando una persona sta facendo una cosa per mettersi in mostra, per farsi notare, ecco, per farsi dire grazie, perché vuole accaparrarsi la benevolenza, la compiacenza, la stima, eccetera, no? Ecco, e il secondo step, quindi la Madonna questo non ce l'aveva, e questo, anche se non siamo vergini, poi specialmente chi di noi aspira a vivere nella divina volontà, questo è un punto proprio di un'importanza capitale e fondamentale. Noi viviamo al cospetto di Dio, le nostre scelte si fanno dinanzi a Lui, non cerchiamo l'approvazione degli uomini, non cerchiamo la stima degli uomini, la compiacenza degli uomini, niente. Per quanto c'è possibile, certo non abbiamo sempre la lucidità mentale
della Madonna, ma noi dobbiamo, possiamo e dobbiamo imparare a vivere dinanzi a Dio solo. Ora, questa verginità, la Madonna spiega, fu un sacrificio enorme sotto due punti di vista. Primo, la privazione della gioia di essere madre. Ma secondo, non solo la gioia, l'onore di essere madre. Perché presso gli israeliti, questo lo sappiamo, cioè, lo sappiamo dalla Sacra Scrittura, ma non ci possiamo perfettamente rendere conto, perché noi viviamo adesso in un'altra cultura. Tra l'altro, la nostra cultura, la maternità, è meno che zero. Dobbiamo provare ad immergerci vedendo anche i racconti. Pensiamo per esempio al racconto della nascita di Samuele o alla nascita di San Giovanni Battista stesso, che nascono entrambi da due sterili. Anche Isacco nasce da Sara, che era sterile. Cioè, per gli ebrei, a differenza che per noi, proprio il segno certissimo della benedizione di Dio sono i figli. Sta scritto nei Salmi: dono del Signore sono i figli e sua grazia è il frutto del grembo. Cioè, le donne a quei tempi contavano niente, l'unica cosa che le rendeva importanti era che facevano i figli. Se una donna non aveva fatto i figli, cioè già conta zero, proprio non serve proprio niente, proprio zero assoluto. Quindi c'era un disprezzo verso la donna sterile, che se qua si lamentano ancora adesso con le quote rosa, cioè era una cosa per noi inconcepibile. C'era proprio un'infamia, un'onta che ci avevi addosso. Che donnaccia sarà questa qua? Che Dio gli dà manco un figlio, quindi sarà una maledetta, sarà una reietta. Quindi era, e questa cosa poi non era, cioè non è che c'era i diritti umani e il telefono azzurro, insomma, no? Queste cose te le facevano pesare umiliandoti e mortificandoti in continuazione. Ecco. Su cosa ci fa riflettere questo qui? Cioè, la Madonna sentiva di fare questa cosa per amore di Dio e non gli importava niente. Cioè, se dovesse succedere che io vivo questo, ma a me non importa assolutamente niente. Cioè, questa è una cosa che Dio vuole, questa è una cosa che io sento nel cuore, e questa cosa se va, me ne verrà infamia, mi prenderanno tutti quanti in giro, penseranno che sono folle, furiosa, che sono maledetta da Dio. Non è un problema mio, lo faccio uguale. Certo, questo comporta un sacrificio, no? Un sacrificio molto molto grande. Quindi, da un lato la rinuncia a una gioia, una cosa bella per amore del Signore, e dall'altro la consapevolezza di andare incontro alla pubblica infamia. Ovviamente, come sempre, queste sono considerazioni che devono aiutarci al confronto esistenziale, no? È chiaro che sorge spontaneo la domanda: sappiamo noi rinunciare ad alcune gioie se il Signore ci chiede di farlo? Sappiamo noi, per amore suo, sfidare l'infamia, la critica, la derisione, la calunnia, la persecuzione del mondo intero? Punto interrogativo. Quindi capiamo, no, come anche questi aspetti della vita della Madonna. Dice, vabbè, la Madonna è vergine, io vergine non ci sono, quindi questi sono cose sue, a me questo non insegna niente. No, insegna come. E vediamo poi quello che fa nostro Signore, no? Impressionante, rinuncia ad essere madre di un uomo, pronta a subire tutto questo, e diventa madre di Dio. Lei non lo sapeva ovviamente questo qui, no? Però, come dice San Luigi Maria Monfort, questo è riferito alla Madonna, ma questo è riferito ancora di più all'Altissimo, dice: la Madonna per un uovo dà un bove, ve la ricordate questa espressione? Ma anche Dio per un uovo dà un bove. Mia nonna diceva: quando Dio chiude una porta apre un portone. Cioè, anche tutti quanti i nostri sacrifici che noi possiamo offrire al Signore e dobbiamo offrire al Signore, più grandi sono e meglio è, per chi ha la grazia di riuscire a farlo e di poterlo e saperlo fare. Attenzione però che queste cose non sono cose, come dire, di cui Dio c'ha bisogno, ma sono cose che Dio è contento che gli diamo per darci la possibilità che tu mi dai uno e io te do 100. Questo lo dice Gesù nel Vangelo: chiunque ha lasciato per me case, padri, madri, sorelle, riceverà 100 volte tanto in questa vita e nel secolo futuro la vita eterna. Ora è chiaro che noi non dobbiamo fare il discorso, diciamo, faccio questo così me ne vengono 100 volte tanto. No, noi dobbiamo fare questo non aspettandoci, non chiedendoci niente, ma questo Dio lo farà sicuramente.
d'accordo? 100% a modo suo, con lo stile suo, nei tempi suoi, forse non subito, no? La Madonna ha fatto avuto virginità da quando è nata, è diventata madre di Dio a 14 anni, quindi è passato del tempo. Però sicuramente è sempre vero che per un uovo da un bove, e questo vale anche per chi fa la consacrazione alla Madonna di tutto se stessi, no? La cosiddetta consacrazione totus tuus, dove ci si spoglia di tutto, ma lo spogliarsi di tutto, come dice San Paolo, è sempre finalizzato ad essere un sopravvestito. Tu ti togli le tue vesti da straccione, i tuoi cenci, e ricevi dal cielo l'abito regale. Quindi, cioè, con Dio noi ci abbiamo sempre da guadagnare, perché lui non ci guadagna mai niente, detto proprio in termini poveri, chi ci guadagna siamo sempre noi. Poi vediamo questo bellissimo episodio che abbiamo letto dell'infanzia di Maria, uno degli episodi veramente più graziosi. E notiamo anzitutto come Gesù stesso, a parte che lo racconta con estrema compiacenza, ma ci racconta anche un particolare della sua vita privata, che molte cose gliele raccontava San Giuseppe quando era piccolo. Qui Gesù a volte ci concede anche qualche piccolissimo squarcio della sua vita privata. Guardate che quando qualcuno ci apre un piccolo spiraglietto della sua vita privata è un gesto di grande, come dire, considerazione, di grande amore, no? Dobbiamo ringraziarlo il Signore. Io tante volte ho ringraziato il Signore, lo confesso proprio, non mi sento un graziato unico. Per la conoscenza di questi scritti, ricordo benissimo gli scritti di Maria Valtorta, ricordo la persona che me li fece conoscere, che me ne parlò, e devo andare in paradiso soltanto per qualunque cosa farà nella vita, d'accordo? Io dico sempre al nostro Signore, perché mi ha fatto un regalo veramente impressionante, perché nella lettura di questi scritti io ho trovato un'edificazione, una formazione veramente straordinaria. Sono, per quanto mi riguarda, più che raccomandabilissimi. E sono veramente, oltre che estremamente formativi, appunto anche commoventi. E ci spiega perché gliele raccontava San Giuseppe, perché San Giuseppe era il fratello di Alfeo. Attenzione per focalizzare sempre un po' di ambienti evangelici, no? Fratello di Alfeo era San Giuseppe, e Alfeo era il padre di San Giuda Taddeo e di San Giacomo, che in alcune parti del Vangelo è chiamato Giacomo di Alfeo. Sono i due autori delle lettere cattoliche, la lettera di Giuda e la lettera di Giacomo, e Giacomo di Alfeo è stato il primo vescovo di Gerusalemme, tra l'altro. E infatti si firma Giacomo, il fratello del Signore, proprio nell'incipit, e sono quelli da cui nascono gli equivoci dei fratelli del Signore, no? Alfeo aveva quattro figli, due sono diventati da subito discepoli apostoli, mentre altri due erano ostili, mi pare che si chiamavano, non mi pare, si chiamavano Giuseppe e Simone, Ioses viene chiamato nei Vangeli, e Simone. Prima della morte di Gesù uno dei due si ammorbidisce un po', ecco, e poi tutti e due sarebbero diventati suoi discepoli. Erano, diciamo, i cugini, noi li chiameremmo carnali, anche se carnali tra virgolette, insomma, perché sappiamo che San Giuseppe era il padre legale, il padre putativo di Gesù, però secondo la legge è anche attuale, insomma, perché se io avessi un padre adottivo, i figli del fratello di mio padre sarebbero comunque miei cugini a tutti gli effetti, no? Quindi in senso stretto. E quindi ci racconta anche questo particolare. Alfeo, sappiamo qui, aveva 8 anni quando Maria ce n'aveva quasi 3, quindi era di circa 5 anni più grande di Maria Santissima. Sicuramente San Giuseppe era più grande, perché San Giuseppe, quando ha sposato la Madonna, aveva all'incirca intorno ai 30, massimo 35 anni, quindi ci avrà avuto, facendo un pochino dei conti, 20 anni quando il fratello ce n'aveva 8. E quindi sto ragazzino che poi andava a raccontare con le prodezze di Maria bambina al fratello maggiore. No? Questi sono tutti particolari che ringraziamo il Signore di concederci della sua vita privata. Notare quello che dice San Matteo, che solo sentire parlare di Maria ci fa l'anima vergine per riflesso.
Sappiamo che Matteo era un grande peccatore, perché insomma ci dice chiaramente il Vangelo che da buon pubblicano poi facevano i banchetti e presumibilmente, adesso non vorrei insomma infangare l'anima di un grande apostolo evangelista se non fosse successo niente, però insomma si può presumere che anche da un punto di vista, diciamo così, di castità, forse non era proprio perfettissimo Matteo, no? E probabilmente per questo dice non era stato perfettissimo, ovviamente, prima di conoscere Gesù, ci mancherebbe, no? Ci fa l'anima vergine per riflesso. Anche qui c'è un eco di San Luigi Monfort, che chiama la Madonna la vergine e la verginizzante. Chiunque ha problemi con la castità sappia che se ricorre con fede alla Madonna i problemi si risolveranno molto velocemente, molto integralmente, definitivamente, molto prima di quanto pensa. Ovviamente se si rivolge a Maria con fede e ovviamente si è fermamente risoluto a lasciare l'immondezzaio dei peccati impuri, perché senza la volontà, la buona volontà, non è possibile la nostra conversione, no? E che veniamo qui a questo bellissimo episodio. Commentiamo questo, sì, poi forse è il caso che non mettiamo troppa altra, vediamo, magari forse un altro paragrafetto che è molto breve, vediamo un po'. Allora, anzitutto, la bellezza di Maria bambina e la sua ritiratezza. Era bellissima fin da piccina ed era bellissima anche da grande. Cioè, sia Gesù che la Madonna, questo lo faccio notare perché non è un particolare privo di rilevanza, di Gesù il Salmo 45, penso che lo conosciamo, dice fonde il mio cuore le tue parole, canto al re il mio poema, la mia lingua è stilo di scriba veloce, e poi dice tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Cioè, tra tutti quanti gli esseri umani, questo mettiamocelo bene in testa, il più bello di tutti, il più bello anche esteriormente, è Gesù. C'è una perfezione proprio anche nelle sue membre, non il minimo dettaglio, non il minimo particolare. Quando un giorno potremo, speriamo che fa il bravo, che si lascia insomma osservare con attenzione, sicuramente lo farà. Cioè, i dettagli sono perfettissimi, proprio i dettagli, il taglio degli occhi, le ciglia, le sopracciglia, i capelli, la forma del viso, gli zigomi, le orecchie, il naso, le labbra, le mani, le dita, la struttura corporea, la proporzione delle membra, la muscolatura, cioè, non può essere nient'altro che così, perché le opere che Dio compie sono perfettissime. Noi dobbiamo sempre considerare che anche le brutture che noi vediamo, anche i difetti fisici, anche come dire, la non proporzione fisica, quindi i difetti che ci portiamo dietro, ovviamente non sono come dire, imputabili a colpe personali, cioè siccome è stato peccatore è un mostro, no, ma sono remotamente da attribuire all'azione e alla presenza del peccato e del male del mondo. Altrimenti saremmo tutti quanti, perdonatemi, fotomodelli e fotomodelle, tutti, nessuno escluso. Quindi sotto tutti i punti di vista, quindi anche l'altezza di Gesù era esattamente quanto deve essere alto un uomo. E sappiamo dalla sindone, insomma, che era altino Gesù, era insomma 1,85, 1,90 forse, quindi era una bella struttura, se uno guarda bene anche, nonostante come era ridotto la sagoma del telo sindonico, insomma, perfetto, quindi un'apertura di spalle non indifferente, insomma, proprio una corporeità perfetta per un uomo. E la Madonna è la stessa cosa, quindi è chiaro, essendo una donna, adesso noi stiamo in stato di interdizione, quindi stiamo in stato di peccato originale, è bene non pensarci troppo, insomma, perché non possiamo purtroppo fare troppe considerazioni che non sono evidentemente opportune, ma certamente la Madonna era la perfezione assoluta per quanto riguarda l'essere femminile. Cioè, se Gesù è il più bello tra i figli dell'uomo, la Madonna è certamente la più bella tra le figlie delle donne, senza nessun dubbio, ed anche esteriormente. Quindi, cioè, più bello di Gesù e più bella della Madonna non sta nessuno. Quindi
paradiso c'è stata pure la Santissima Trinità, ma se ci fossero soltanto Gesù e Maria, supponiamo, insomma, cioè, sarebbe già un godimento non indifferente. Le anime privilegiate che hanno avuto la grazia di vederle, di vederli, perché si fanno vedere ogni tanto anche questa vita attraverso le apparizioni, cioè, raccontano che bellezze di questo genere sono assolutamente indescrivibili. Sappiamo bene anche Santa Faustina, quando ha dovuto, per volontà di Gesù, dipingere quella bellissima immagine che lo rappresenta, dopo tanti tentativi, detto sì, questa gli assomiglia un po', però ovviamente se lo vedessi dal vivo è sempre un'altra cosa, no? Quindi questo dice, e a lei che dice, è questo che ci fa venire la depressione. No, non ci fa venire la depressione, perché se arriviamo dove dobbiamo arrivare, che è in paradiso, guardate che dopo la risurrezione dei morti saremo tutti così, cioè in paradiso i mostri non ci entrano. In paradiso c'è anche, come dire, la perfezione e la pienezza dell'infinita bellezza da cui noi siamo attratti, che per esempio ha animato gli artisti, le opere d'arte, no? Perché le nostre chiese sono piene di opere d'arte e devono essere belle, non perché la gente entri dentro, a fare il ladro anche lì, no? Quindi si gode le bellezze senza fare manco il segno della croce, quindi ruba cose che sono state fatte da persone per dare gloria a Dio e per dare a noi il motivo per cui sono state fatte. Quindi quello è un riflesso pallido, perché attraverso, insomma, un'opera d'arte tu c'hai un riflesso della sempiterna e infinita bellezza di Dio. È per quello che le opere d'arte si devono fare, ci devono stare e devono stare dentro le chiese, per questo motivo. Perché guardandole noi ci innamoriamo del cielo, diciamo, se è tanto bella sta chiesa che è la casa di Dio, ma la casa di Dio con la C maiuscola, il paradiso, che cosa sarà? Tutto questo e molto di più. Anche la bellezza del creato, che dobbiamo imparare a ricontemplare, a guardare. Ricordo se bellissime catechesi di Benedetto XVI al riguardo, no? Sulla teologia della bellezza. Il mondo in cui viviamo oggi, anche se tutti quanti fanno cure estetiche assolutamente esagerate, spropositate, brutte quanto la fame, è un mondo di mostri, perché è appunto l'anticamera dell'inferno. Attenzione che, per contrapposizione, questo non dimentichiamolo mai, è che all'inferno c'è la bruttezza stessa in tutte quante le sue forme possibili, la mostruosità terrificante perpetua. Ogni tanto bisogna pensarci, anche se qualcuno si fa i sorrisini ironici e pensa, ma guarda un po', questo sembra pure una persona intelligente, sembra, è un pochino istruita, ancora crede a queste stupidaggini. È bene crederci, perché così è. I pastorali di Fatima, quando videro per un secondo l'inferno, videro queste fiamme in cui entravano dentro le anime in forma umana e uscivano i mostri, perché la bruttezza è un effetto del peccato. Dio è bellezza assoluta, quindi è evidente che Gesù e Maria non potevano essere nient'altro che bellissimi, e quindi è normale che quando la vedevano, all'episodio, la bambina di 3 anni, tutti quanti andavano vicino e facevano ciò che tutti quanti faremmo. Prima di commentare questo episodio, come la chiamavano? Gesù si compiace di questo, il fiore di Nazaret, la perla di Galilea e la pace di Dio. Ricordo questo in particolare, descritto negli scritti di Maria Valtorta, bellissimo, quando era descritta la nascita di Maria, successo il finimondo quando Maria stava nascendo, una tempesta, un temporale impressionante, e proprio nel momento in cui stava nascendo, racconta Maria Valtorta, un fulmine cadde davanti la casa dove Anna stava partorendo, lasciando una voragine, un cratere davanti alla porta di casa, e al primo vagito di Maria però finisce tutto e esce l'arcobaleno. Il diavolo stava abbastanza agitato, perché cominciava a sospettare qualcosa. Faceva bene a stare agitato, perché sempre poco. Era arrivata al mondo il terrore del diavolo, lo possiamo chiamare così,
San Giuseppe si chiama Terror Demonum, quindi figuriamoci la Madonna. San Giuseppe è invocato come Terror Demonum, prima di Protector Sancta Ecclesia, nella litania di San Giuseppe. E quindi la pace di Dio al ricordo di un arcobaleno enorme è venuto improvviso al suo primo vagito, a questo fa riferimento, no? Ed è bellissimo quello che Gesù dice: io sono il pacifico con la P maiuscola, perché sono figlio del Padre, secondo la divinità, Dio è pace infinita, e sono figlio di mia madre secondo l'umanità, la pace soave la chiama. Quando si entra in contatto con la Madonna veramente si ha questa percezione anche sensibile di questa pace assoluta, imperturbabile che la Madonna ha, da che cosa viene? La pace assoluta viene dalla pienezza di vita di grazia, dallo stare perfettamente all'unisono e allineati con quello che Dio vuole. Tutte le volte che dentro il nostro cuore la pace anche minimamente viene anche minimamente scalfito o turbato, vuol dire che cominciamo a uscire anche minimamente, anche nel poco, dalla volontà di Dio. Il fiore di Nazareth, Gesù lo commenta dicendo, è il fiore del cielo e del creato. E la perla di Galilea la commenta glossandolo la perla del paradiso. Sono immagini che le gustiamo e ce le contempliamo, insomma. Attenzione a come Gesù parla di sua madre. Io ricordo che negli scritti di Maria Valtorta, tra le altre cose, si legge che il nostro Signore dice: se ve la volete prendere con me, se vi pentite, io vi perdono, ma mia madre la dovete lasciare perdere? Non la toccate mia madre, Usa dei passaggi durante, proprio durante quando commenta, per esempio, l'odio della che si è scaricato su di lui nella passione. Io queste cose me le ricordo, anche se non saprei citare il passaggio preciso, ma chiedo di fare un atto di fede perché mi rimase impresso. Dice: quanto dolore hanno dato a mia madre, quanto. Io quello non lo perdono, A me sì, ma che l'hanno fatta soffrire così tanto a lei, no, questo non si può. Quindi non è un mistero, non è troppo un mistero capire queste cose, cioè è chiaro che noi non possiamo metterci nei panni di Dio, per carità di Dio, insomma. Però poveramente, timidamente, umanamente, immaginate che c'è solo una creatura, una sola, che ha dato a Dio la gioia di vedere compiuto il suo capolavoro, non scalfito, non minimamente incrinato, quindi non abbrutito, non abbruttito. È normale che Dio ci abbia un occhio di predilezione, ma ci sono santi che hanno detto che Dio non ha sterminato il mondo dal peccato universale, perché stava aspettando di poter vedere concretizzata sulla terra la nascita di questa creatura. Cioè, capito? Cioè, non è soltanto la riscossa del genere umano, la Madonna, ma è anche la salvezza del genere umano. Cioè, capiamo in che senso, no? Perché se non fosse stato nel pensiero di Dio tirar fuori una creatura di questo genere, dice: avete visto col diluvio? Dice: troppo, cioè, mi sono pentito, questi si sono ridotti talmente male. Allora, facciamola proprio finita. Niente arca di Noè, la finiamo e basta. Ci mettiamo a punto e è finito tutto. Ma così non è stato. Perché c'è stata l'arca di Noè, quindi c'è stato un nuovo inizio, non è finito tutto. Ecco, e poi qui c'è il particolare con cui possiamo chiudere, che è questa uscita di Maria bambina, che è veramente commovente, no? Quando dice: non mi sgualcite, che tutti pensano si riferisce alla festa, e lei dice: parlo dell'anima mia, non vuole essere toccata che da Dio. E loro lo mettono e dicono: beh, ma noi, attenzione, qui la Madonna fa un discorso di teologia profondissima, cioè l'anima e il corpo, l'unità dell'anima e del corpo. Tu quando tocchi un corpo, non tocchi l'anima? Se noi pensiamo bene a che cos'è la nostra anima, non lo sappiamo bene che cos'è la nostra anima, no? Ma diceva San Tommaso d'Aquino che l'anima, attenzione, che è la forma del corpo, si trova nella totalità del corpo e in ogni sua singola parte, comprese quelle che noi chiamiamo cellule e atomi, nella totalità della sua essenza, ma non con la totalità delle sue funzioni.
Pensiamo che conosce gli scritti della Divina Volontà, no? E tante altre cose che il Signore ha rivelato. Perché il nostro cuore pulsa? Perché il nostro sistema immunitario lavora alla grande? Perché, a meno che non gli creiamo noi qualche problema, le nostre membra si muovono, il sistema nervoso funziona? Sapete chi è che fa tutte queste cose qui? Basta anche leggere il libro di Tenera Amata, ancora. È l'anima che svolge tutte quante queste nostre attività senza che le sue facoltà superiori, che sono quelle spirituali, che si trovano fino a quando siamo in questo corpo, nel cervello, ecco perché quando uno ha la meningite diventa scemo, non è che non c'è più l'intelletto, ma purtroppo fino a quando siamo in questo corpo l'intelletto funziona attraverso l'organo corporeo. Se l'organo corporeo si danneggia, fino a quando siamo incarcerati, quella facoltà non può funzionare. Ma quando sarà morto, quando un ebete è morto, pensate che rimane ebete, che in paradiso rimane ebete. Ecco perché noi cristiani abbiamo un sacrosanto rispetto della vita. Non siamo come i nazisti che i deformi o gli spartani o i deformi o gli ebeti li buttiamo al secchio perché non sono ariani, quindi che ci fai con un soggetto del genere? Quelli si portano, hanno queste deformazioni, perché come accennato, purtroppo su di loro si è misteriosamente abbattuto, non lo sappiamo perché, il mistero del male nel mondo, portano sta croce in questa vita però, ma quando saranno morti, quelli diventano più intelligenti di Einstein. Capiamo anche tutte quante queste cose, no? Quindi toccare il corpo, ecco che dobbiamo stare attenti. Pensate anche adesso le privazioni dei contatti, non è soltanto un problema. Diciamo che il problema c'è, non ti stringo la mano, è una cosa così formale stringere la mano. C'è un piccolo contatto di anima, noi dobbiamo stare molto attenti in questo mondo perché stiamo in stato di, ripeto, di interdizione, quindi da quando purtroppo è entrata la concupiscenza non abbiamo questa libertà, ma ripeto, si legga il libro di Tenera Amata, i rapporti che hanno i beati anche tra di loro, i contatti che hanno, le compenetrazioni, senza nessun problema. Questo si fa capire che se non ci fosse il peccato originale, anche in questo mondo, noi potremmo avere una relazionalità reciproca molto molto differente, perché non ci sarebbe nessun pericolo. Quindi toccare il corpo, questo lo dice anche San Paolo, il corpo è tempio dello Spirito Santo, qui la Madonna lo anticipa, no? Il mio corpo è tempio dell'anima, il mio sacerdote dello Spirito, uè! Dentro il tempio chi ci entra? Il sacerdote, e dentro di me si entra soltanto il nostro Signore, quindi non si tocca, via. Questo è la teologia della Madonna, ma ecco perché i peccati impuri sono così gravi. San Paolo, quando parla del corpo tempio dello Spirito Santo, ne parla a proposito del fuggire la fornicazione e dice: qualunque peccato l'uomo commetta è fuori del proprio corpo, ma chi commette la fornicazione pecca contro il proprio corpo, e sono peccati gravissimi. Dice, ma e sapete che cosa dicevano gli eretici, i primi eretici, no? gli gnostici e i valentiniani? Dicevano: si possono fare tutti quanti i peccati impuri che vuoi, perché la cosa importante, guardate Satana in persona, perché sembra un discorso, come dire, spirituale, no? La cosa importante è l'anima, lo spirito, il corpo che vuoi che sia, cioè quella è roba da animali, rimane lì. Sì, se te lo vuoi sfogare, se non lo vuoi è meglio, ma se non c'è niente non succede. Tanto è, capito, la cosa importante è che curo lo spirito. Ma non funziona così, perché quello che tu fai al corpo, tu coinvolgi sempre tutta la tua anima, e la coinvolgi nella pienezza, perché nei peccati corporei c'è la totalità dell'essere. Cioè, mentre per noi un pensiero di superbia è un peccato soltanto spirituale, perché noi siamo uomini, non siamo angeli, il diavolo poteva fare soltanto come peccati la superbia e l'invidia, perché quello è puro spirito. Il diavolo non li fa peccati impuri, noi no. E per noi è più grave un peccato impuro che la superbia e l'invidia, perché la superbia e l'invidia ci porta soltanto il nostro pensiero, la nostra anima. Il peccato impuro non ci porta solo il nostro corpo, ci porta tutto quanto, perché il nostro corpo è unito sostanzialmente all'anima.
Ultimissima cosa, il dialogo tra Maria e Alfeo. Alfeo gli dice, era rimasto colpito. Vorrei diventare tuo sposo. E quello che la Madonna gli risponde, è stupendo. Ti confido un segreto, io vedo solo l'anima dei viventi. Quella la amo molto, non ti vedo come uomo. Quindi, vedete la Madonna che sta nello stato di purezza. Uomo intende, qui uomo non intende uomo essere umano, no? Intende uomo come maschio. Quindi, catechesi fatta ieri sera dal peccato originale, quindi nello stato di giustizia originale. La Madonna lo dice anche quando Agla è la grande peccatrice, va a parlare con lei, dice io non lo so che cosa è questa fame che è entrata nel mondo e che ha distrutto il cuore dell'uomo, non so che, cioè ha questa santa ignoranza e vede Dio come il vero vivente. San Bartolomeo, che era l'apostolo più anziano di tutti, grande israelita sapiente, dice ma che frase profonda, il vero vivente. E Gesù umilmente risponde guarda che lei era la madre della sapienza. Dice, come era? A 3 anni, dice, tu ancora non eri nato. Dice, ma la Santissima Trinità stava in lei fin dal suo concepimento, quindi sta spiegando nostro Signore in maniera, come dire, plastica e immediata il mistero dell'Immacolata Concezione. Bene, ci teniamo tutte quante queste belle cose. Qui ogni volta che si entra in questo mondo si respira proprio un po' di paradiso e sicuramente allieteranno un poco il nostro sangue.